Ciao Mellon, io sono Stella, l'aspirante elfo, e oggi dipingo la mia camera. Avevo già iniziato con il murale del trono di spade. Adesso però voglio aggiungerci qualcosa di tolkieniano. L'ho scritto su un foglio trasparente, semplicemente prendi un pennarello o una penna, poi lo ricalchi dietro con la matita e poi lo appoggi qui. Si chiama tecnica di canaletto, così da avere le cose più precise, perché io sono fissata con la precisione, era una cosa giusta da fare. Dico era perché mi sono accorta che è leggermente più storto. Ma dettagli, perché intanto sono soltanto linee guida che in fase di pittura puoi modificare. Ti consiglio di utilizzare l'acrilico per dipingere sul muro, perché l'acrilico richiede meno acqua e quindi non rischi di fare troppi pastrocchi. Puoi andare benissimo al brico a prenderli senza spendere troppo, va benissimo ugualmente. Puoi trovare anche degli acrilici però che servono per il decoupage, che contengono già la colla. Ed è quello che ho utilizzato per questi qua. È leggermente appiccicoso, però sul muro non fa alcuna differenza. Però adesso utilizziamo l'acrilico oro per dipingere il J.R. Tolkien. Secondo giorno. Scriviamo le lettere in elfico e ho deciso di utilizzare l'arancione e poi cercare di fare l'effetto luce. Proviamo un po'. Ed ecco qui il risultato finale. Non è come me lo ero immaginato nella mia testa, perché pensavo che la scritta dell'anello risultasse più luminosa, facendo l'effetto del centro in bianco o comunque col colore più chiaro di quello che ho usato di base. Però tutto sommato non è per niente malvagio, anzi direi che è abbastanza carino. Purtroppo non è pienamente in centro, c'è qualcosa che non quadra. Credo che sia il J.R. Tolkien che è un po' storto. Oh vabbè, senti, anche se ho usato la tecnica di canaletto mi è andata un po' male, però sono dettagli. Devo dire che però tutto sommato non mi dispiace. E adesso il mio muro si è fatto un po' più tolkieniano, oltre ad avere i bellissimi stemmi dei Targaryen e dei Stark. Con il mio muro è tutto. Fammi sapere tu, ovviamente, cosa ne pensi del mio muro nerd tolkieniano, perché sono curiosa di sapere la tua opinione. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema nerd tolkieniano. E io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon e grazie di essere stato qui con me anche oggi. Ci vediamo settimana prossima.